Termina con la vittoria per 3-1 del Macchitella Gela sul Comiso, l'anticipo della 17ª giornata del campionato di promozione Girone D, andata in scena sabato pomeriggio al Presti. Contro il fanalino di coda del torneo, i padroni di casa mettono a segno la seconda vittoria di fila grazie alla doppietta di Tuvé e la rete di Castania, piazzandosi così a metà classifica con 19 punti. Bene dunque la prima gara in casa degli Aquilotti, che domenica prossima dovranno vedersela contro l'Atletico Gela, che ieri pomeriggio ha pareggiato 1-1 sul campo del temibile Santa Croce. Sì, era importantissimo portare a casa i 3 punti, anche perché il Comiso è una diretta concorrente per la salvezza, ci siamo riusciti. Merito va ai ragazzi perché oggi hanno mostrato l'impegno e il sacrificio per portare a casa questi 3 punti importanti, e il merito va veramente ai ragazzi, che non finirò mai di ringraziarli giorno dopo giorno. Abbiamo giocato bene entrambi i tempi e abbiamo avuto un po' di paura quando loro hanno pareggiato per un nostro errore su un'uscita, e di conseguenza la squadra poi ha avuto paura. E abbiamo impegnato più di un quarto d'ora per rimettere in moto il nostro sistema di gioco, e poi ragazzi hanno dato veramente quelle occasioni che poi ci hanno portato avanti per 3-1 contro il Comiso.